uscito il mio nuovo libro Mondo Strano, lo potete trovare su Amazon e in tutte le librerie. Mi raccomando, taggatemi con le vostre foto su Instagram. Finalmente ci siamo! È uscito Giardino delle Banane 4! Ragazzi, voi ce l'avete 4 banane? No, nemmeno io. Peccato, mannaggia! Perciò cosa aspetti? Lascia un like ora e clicca il tasto iscriviti per avere una banana. Così da 4 arriveremo a 5! Quindi nuovo gioco! Ah, che bello! Mi mancavano le banane! No, siamo nel regno di sua maestà! Qui in Balenciaga! Allora, aspetta, no, Balenciaga, che dico? Per un genitore cercare il figlio scomparso, il tempo è prezioso. Ok, ma andiamo avanti l'orologio. Ok, le porte del regno di una lumaca. No, non è il regno della lumaca. Si sono aperte. E poi non è successo niente. Grandissimo. Ah, ciao, piccolo di Opila. Ragazzi, gli dobbiamo dare un nome. La madre si chiama Opila, lui si chiama Pino. Pina in questo caso. Pina, vieni con me, Pina. Ah, ah, aiuto. Così. Ah, aiuto. Pina, non facciamo queste brutte figure. Corri, che ci sono le tartarughe brutte. Corri, corri, ce l'ho nelle calcaglia, per non dire un altro posto brutto. Allora, non guardarti dietro, non guardarti. Oh, ma quanto è grossa. Le tartarughe non sono grosse, hanno gli addominali. Ecco perché si chiama tartaruga. Forza, sbrigati, non sto capendo niente. Dai che sono arrivato. Ecco. Guardatela dov'è. Ma che brutto. Oh, aspetti, c'è, ma guardatela la povera tartaruga. Tamagotchi, Tatakachi. Va bene, ok. Qua ci sono due pressure plate di Minecraft. Allora, Pina, ti metto a destra. Come si è messa? Vabbè. E io mi metto qua. Possiamo andare? Vieni con me, Pina. Oh, che bello. Oh, vieni con me, facciamo questo parkour insieme. Mannaggia. Drino, tu rimani là. Uno, due, tre. Oh, tu rimani là. Io corro, 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 corro. Yeah! Drino, colpisci. Dove sei? Oh, non mi fare gli scherzi. Ho capito che lei è sua maestra, Drino il drone. Però colpisci per tutte le banane. Oh. Io in tutto questo non ho capito dove siamo finiti. No, un posto tutto scuro. Che cos'è? Un allarme? No, un nuovo telecomando. Aiuto, era un taser. Ma perché a me rapiscono sempre? Non ho capito. Chi mi ha rapito? Buongiorno. Dove siamo? Pollice in giù. Ascolta, criminale. Sceriffo Todd! Sei un prigioniero ora. Fare ciò che ti viene detto. Senza alcuna domanda, capito? Tu l'hai fatta la domanda. Vabbè, ora il tuo primo compito è molto semplice. Ti farò domande sì o no. Tu risponderai utilizzando i pulsanti. Sceriffo, io non c'entro niente, non ho fatto nulla. Ce l'aveva il mio amico quella roba. Domanda numero uno. Qualcuno ha rinchiuso tutto il criminale nella paruda a livello superiore. Eri tu? Sì. Hai risparmiato un sacco di tempo per qualcuno che ha bisogno di ogni minuto a disposizione. Quindi grazie per questo. Ma non ti preoccupi, io sono un cittadino modello. Sei mai entrato in contatto con la minaccia mostrata sul tabellone? Sì. Veramente? Sono sorpreso che tu sia ancora tutto intero. Terza domanda. Sei mai entrato con questa minaccia? Sì, sono entrato molto in contatto. Quarta domanda. Sei mai entrato in contatto con la minaccia mostrata sul tabellone? Lo so, sceriffo, ti rispondo no. Devi prevenire dai piani di sopra. Quinta domanda. Sei mai entrato in contatto con la minaccia mostrata sul tabellone? Sì, il nostro nabbo che non è nabbo. Sesta domanda.
Se è una minaccia, se ti scrivo no, I hope the rest of your spero che il resto delle tue risposte sia veritiero come questa. Bene, prendi le tue cose dal retro ed esci dalla stanza. Ma sceriffo, ma tu non sei una minaccia, tu sei una brava persona. Così noi diciamo qui dove dalle mie parti. Allora, devo uscire dalla stanza. Prendiamo il mio drino, il drone. Quindi lo sceriffo è nostro amico. Meno male, non ci ha messo in gattabuia. Anche perché in gattabuia non ci volevo finire. Che spreco di tempo. Non lavori nemmeno qui. Che diavolo stai facendo qui in fondo? Socio? Sai cosa? Seguimi. No, ragazzi. Ma guardate le cicatrici dietro lo sceriffo. Avrà subito le peggio torture. Attento, non è molto solido. Non ti preoccupare, io sono solidissimo. Stiamo andando nel regno di Queen Balinza, Balenciaga. Che poi si chiama in un altro modo. Io la chiamo Balenciaga perché è più divertente. Benvenuto nel regno. Wow. Ma è il regno dei funghi? Dei funghi porcini? Non spetta a me decidere cosa fare di te, socio. Dobbiamo parlare con la regina. E quando lo facciamo, mostrare rispetto. Ecco! La nostra regina! Ok, allora, quello che non ho capito. Quindi ci sono personaggi buoni e personaggi cattivi. E le banane? E le banane sono molto cattive. Soprattutto quelle di Banban. Silenzio. Ok, facciamo silenzio, non parliamo. Sceriffo, scorreggiato! No, scusa. Vostra maestà, ho finito di interrogare il nuovo prigioniero. E come valuteresti la fecondità di quell'interrogatorio da 1 a 10? Zero. Non parla molto e penso che venga dalle superfici. La superficie? Questo è nuovo. Hanno detto cosa stanno facendo qua giù? Ho paura di no. Penso di sapere. Un genitore preoccupato può individuare un altro genitore preoccupato da un miglio di distanza. Ho sentito le urla e lo scanto dall'altro. Sei qui alla ricerca di tuo figlio. Temo che non lo troverai qui. La maggior parte degli umani ha smesso di scendere su questo piano ormai da un po' più di tempo. Possiamo aiutarti a riportarti ai piani superiori, ma permettici prima di presentarci. Io sono la Queen Balenciaga e io ti chiamo Queen Balenciaga. Questo è lo sceriffo Toadster, anche chiamato Tostapane. Mi scuso a nome mio e dello sceriffo per la brutta accoglienza. Siamo stati tutti un po' nervosi ultimamente. Sono sicuro che tu possa capire. Come va l'ascensore, sceriffo? Non molto bene. Mancano alcuni pezzi cruciali. 3, per l'esattezza. Dove sono questi pezzi? Ah, sai dove sono? Sì. Ero troppo occupato per andare a raccoglierli. Le prossime ore saranno dure per tutti noi. Ma questa non è la tua battaglia, genitore. Sceriffo, accompagni il genitore a prendere pezzi mancanti. Vostra maestà, dobbiamo concentrarci su proteggervi. Lo farai. Una volta che voi due sarete tornati con i pezzi in mano. Che bello! Perciò esistono personaggi buoni che vanno contro quelli cattivi. Andiamo alla stazione, socio. Sì, sono il braccio sinistro. Ehi, ma... No, piccola Pina. Vieni con me, Pina. Forse dovrei parlare di meno e vedere dove mi porta. Gran parte di ciò che la regina ha detto ha del vero. Siamo nei guai. Un sacco dei guai. Non ti preoccupare. Il giullare della regina è diventato un ladro. Qualunque cosa accada,
non deve far ridere la regina, altrimenti ciò che c'è nella sua borsa scappa e moriremo tutti. Quindi Jester è un giullare, il giullare Jester. Oh mamma mia, speriamo che non faccia brutti gesti. Qua c'è un ascensore con tre parti. Che devo fare, sceriffo? I tre pezzi dell'ascensore sono sparsi in tre stazioni che possiamo raggiungere utilizzando questo vecchio sistema di trasporti. Servono due biglietti per pilota, due per me, due per te e due per Becco qui. Ma come lo chiama Becco? Dovrebbe esserci in alcuni spazi qui intorno. Ok, ragazzi, abbiamo capito una cosa. I personaggi ne esistono anche di buoni, come il nostro sceriffo Tostapane. Chissà cosa ha subito per avere quelle cicatrici. Allora, prendo uno. Questo è un biglietto, ok? Ho trovato solo un biglietto. Qua c'è un secondo biglietto, perciò ne rimane... Quello è il giullare. Quello è Jester. E il biglietto è proprio qua. Quindi Jester è un ladro. Ma allora non è Jester, Pina, è Aladdin! Cioè, non ci credo! Le notti d'Oriente! Sono pronto a depositare i biglietti! No, non Pina, i biglietti! Uno, due, tre! È giusto obliterare i biglietti, se no arriva il controllore, sono cavoli amari per tutti! Possiamo andare, sceriffo! Metti pure questo... Oh, si è aperto, si è aperto, si è aperto. Grazie, signore. Cosa? Ma dove è andato? Ah, ok. All aboard. Tutti a bordo. Ma che carina, Pina. Colore giallo. Metto io. Colore giallo. 3, 2, 1. Let's via. You know? Sai, capisco la tua confusione. Davvero? A cosa serve un enorme rospo bipede con un cappello che protegge una regina canguro volante? Dopo che sono stato gettato qui dalla tua specie come se fossi spazzatura, ero senza speranza, senza meta, freddo a miglia di distanza. Per farla breve, sono stato trovato e accettato al mio peggio. Fu allora che mi dichiarai l'ultimo protettore della regina. È una causa per cui vale la pena lottare. Le persone di buon cuore... Non ho letto, mannaggia. Però è bravo. Anche se ha parlato che gli umani l'hanno gettato qui come se fosse spazzatura. Quindi potrebbe avere dei rancori nei nostri confronti. Siamo qui, socio. Facciamola finita. Ok. Preparatevi. È il momento di scherzare insieme al giullare. Pezzo di cui abbiamo bisogno dovrebbe essere nella stanza dell'amministrazione, all'interno dei corridoi di ventilazione. Ma la porta è chiusa. Ok. Ci penso io, Drino. Eccoti, dai, fai il tuo lavoro, Drino. Abbiamo bisogno di sbloccare questa porta. Per sbloccare questa porta prima dovrei andare di qua e poi di qua. Cosa dici, signor giullare? Nulla è prezioso come il sorriso. Racconta uno scherzo ogni dove tu cammini. Un Lorenzo entra in un caffè. Splash. Non ridi, sceriffo, dai che era divertente. Tu non ti mangi le ciambelle, vero? No, dai, a parte gli scherzi, facciamo queste cose. Allora, qua c'è scritto che il caso 9 è molto obbediente nei confronti del caso 6, che dovrebbe essere la regina. Però dicono che lui considera i personaggi della Bam Bam Gangs dei cittadini, dei membri, ma non si sa se gli altri li considera tali. E dice che di solito arresta ed imprigiona, spesso fatalmente, i criminali. Tutti quelli che considera filthy criminal. Visto che alla fine sotto sotto in realtà pure lui ha dei problemi seri. Allora, signor sceriffo, io non sono un filthy criminal, io sono uno smarter criminal. Perché I'm stronger and smarter and better. Rimani qua, io vado qua. Vai. Grande così. Allora, Drino, tu colpisci
questo. Perfetto. Ancora quello non lo possiamo colpire perché abbiamo bisogno della chiave verde. Quindi prima tappa, porta viola. Oh no, è tutto buio. Oh no, che brutto il buio. Oh, what? Oh, what's che? Happening? Cosa sta succedendo? You stay in there and don't move. Tu rimani lì, non ti muovere. Troverò un modo per aprire la porta. Sceriffo, mi hanno incastrato. Non sono stato io a rubare il pezzo di cassata. I'm a hungry snake. Ciao, sono un serpente affamato. Hai del cibo? Allora, ma sta parlando il giullare o sta parlando Silent Steve? No, sta parlando il giullare. Oh! Ah! Chester! Corri, 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 corri! Aiuto! Ma è orribile! Oh, però è interessante, aiuto, corri! Corri, sceriffo, pensaci lei! Bravo, sceriffo! Rospo! Non deludono mai! Quello, amico mio, era il giullare di cui stavo parlando. Alas, Bitter Jiggle! Ora sa che non siamo nel regno. Prendiamo il pezzo e andiamocene di qua. Io l'ho sempre detto che lui è come Bud Spencer. Lui non ha pistola. Lui ci va alla vecchia maniera. Ba, 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 ban. Giustamente. Si è aperta la porta. Grande sceriffo. Dopo di lei, dopo di lei. Mi ha salvato la vita. Ah no, mi seguono. Che bello. Andiamo, andiamo. Wait. Aspetta. Conosco i miei nemici. Siamo perseguitati. Me lo potevi dire prima che mi facessi ammazzare? No, sceriffo! C'è scritto che Pina può sentire pericoli. Ok, Pina, ti metto in braccio. Quando senti pericoli, cinguetta. Ci siamo. Ora, dove possiamo andare? Di qua ci ammazzano, sicuro. Ah, ok. Meno male, me l'ha detto. Grazie, Pina! Quindi mi devo mettere leggermente avanti. Qui. Ah, ok, qua non va. A destra. Ora, teoricamente, siamo sicuri. Perfetto, grande Pina! Perciò ci dobbiamo mettere un po' vicino. Ok, qua c'è pericolo. Sceriffo! Sceriffo, non mi blocchi. Sceriffo, venga insieme a me! Socio d'affari! Andiamo dritti. Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo superato anche questa magagna! Sceriffo socio, vieni qua! Io e te siamo come Bud Spencer e Terence Hill! Chiave! Ah no, cassetta! Questa poi la devo sentire, che dici? Vieni con me! Andiamo! Che belli ragazzi! Voi siete stupendi! Vi devo fare un quadretto! Questa è la sala di amministrazione! Tutti i sistemi sono operativi. Apri? Non posso aprire. Oh no. Oh no. Oh no. Adesso si spegneranno le luci. Ci sarà Nabnab. Quindi ora lo posso aprire. Apri. Primo ingranaggio preso. Sì, torniamo indietro però. Fammi accendere. Fammi accendere. No ragazzi. Ecco, non si doveva fare così. Vabbè, seguiamo lo sceriffo. Non me la racconta giusta lo sceriffo. Secondo me quel rospo deve ancora sputare il rospo. Ok sceriffo, primo ingranaggio preso. Ne rimangono due. Ragazzi, continuo al prossimo episodio. Mi raccomando, lasciate un like e guardatevi il prossimo episodio. E...